E là ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questa nuova parte su Super Mario Odyssey. La scorsa volta abbiamo completato, ovviamente non al 100%, perché ancora non ho capito come trovare la metà delle robe, perché comunque come vedete siamo a 29 su 54 lune e io penso di aver esplorato la maggior parte di questo posto, però ce ne sono un sacco ancora che ci mancano. 88 monete su 100 non sono poche comunque. Devo dire che non sono poche, anche se appunto ci mancano e tutte le altre monete. Ma aspetta, se io continuo? Perché vi ricordate che l'altra volta in un modo, no, che non si riesce. In un modo o nell'altro c'era una specie di, c'erano quegli anelli che vi danno le monete, sopra un albero erano. Vabbè, probabilmente non servono un cacchio. Allora, no, aspettate, voglio farvi vedere un'altra cosa che l'ho fatta adesso, l'ho fatto. Ho comprato degli adesivi, eccoli. Vedete, ho comprato il mazzo di fiori e questo coso qua. L'altra volta nel primo mondo ho comprato questo del T-Rex, che comunque sono dei souvenir. E teoricamente dentro l'armadio c'ho tutti i cappelli. Ok, quasi tutti, vabbè, poi ovviamente penso che in altri mondi si possano comprare altre robe. Comunque mi dovrebbe mancare il cappello da scienziato. E non vorrei che più che altro quelle cose servano per le entrate. Non so se avete presente che ho dovuto comprare questa roba da esploratore per entrare dentro il passaggio sotto, al piano di sotto. Ecco, non vorrei che fosse una cosa del genere. Comunque, Regno della City. Tra l'altro mi chiedo quanti mondi ci sono. Perché comunque vedo che Bowser si sposta praticamente insieme a noi, cioè ci anticipa in un certo modo. Quindi non è che dove c'è Bowser c'è anche la fine, insomma. Però a parte che penso che forse dobbiamo completare questa. Ok, forse potrei immaginare qualcosa. Perché come vedete abbiamo diciamo la mongolfiera, noi dovremmo essere una mongolfiera. Certo che rubare il bocca fiorito in quel modo. Dobbiamo sbrigarci a fermare Bowser, costi quel che costi. Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce un paio di cose? Non mi interessa, arrotolamento, sì. Sfrecciare giù per un coso. Abbassati, premi Y. Ah, ok, non devo saltare. Cosa? Oddio. Ma è là Bowser? No, sta cosa mi preoccupa. Perché io pensavo che appunto la mongolfiera che abbiamo sopra andasse completata. In un certo modo bisognasse fare rifare il giro, quindi diciamo che potremmo essere a metà, forse anche meno della metà. Comunque altri 4-5 regni ci dovrebbero essere, compreso il regno del cappello, penso. Però no, se mi dite che c'è Bowser qua. Oh, cosa è successo? Regno dei Nembi. Ok, arena nuvola. Ma dove sono? Dove è che sono? Cioè, vedete che c'è. Abbiamo metà vela. Ah, beh, forse è una vela invece. Più che una mongolfiera, che è un pallone di una mongolfiera, è una vela. Sì, potrebbe essere anche quello. Peccato. Mario, non cadermi prima della battaglia. Ma cacchio, ma battagliamo così? Vestiti da esploratore? No. È il Regno della City? Non c'è Bowser qua, dai. Non mi danno Bowser da sconfiggere. Mi danno Bowser da sconfiggere. Va bene. No, dai, ma sarà una battaglia intermedia. Mario, ne ho abbastanza di te. Un matrimonio da organizzare, la minima idea di quanto sia stressante. Ma fallo organizzare da qualcuno che ne è capace, no? Cacchio, devi farlo te. Poi lì delle piante piranha alla Peach, guarda. Un bouquet perfetto. E vabbè, perché noi non ce l'abbiamo un cappello che mena così? Aspetta, Mario, togliti. No, scusa, lo voglio anch'io un cappello che mina. Ok,
Guarda che figo che è. C'ha proprio i capelli a ciuffo. Ok. Lo cavalco? Cosa? Ah, oddio, lo meno. Devo picchiarlo. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Figo. È bellissimo. Sembra cosa? Come si chiama? Oh, cosa? No, no. Io devo prendere questa. Vieni qua, vieni. Vieni qua. Cosa c'ha? Oh, cos'è? Oh, cos'è? Ma c'ha una. Oh! Ma che cacchio ti ridi? Ma che cacchio ti ridi? È infame! Tra l'altro il re, cioè, tutto il coso spinato. Dove va? Ok. Forza! Ah, di più ne lanci, eh? Ah, io volevo questo. No, non l'ho preso. Stiamo per morire, però. Ok, piano. Piano, 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 piano. 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 Orca vacca, aiuto! Piano, Bowser. No, cacchio! C'ero vicino. Ok, no, il fatto è che se ci colpisce siamo morti. Piano. Piano. Slalom. Slalom. E che cacchio, vieni qua, vieni! Fatti dare due. Cosa? Si è parato? Si è. Ma chi è questo? Ma questo non è Bowser. Questo è Balbowser. Rocky Balbowser, cos'è? Abbiamo un ultimo colpo a disposizione da prendere. E lo prendiamo, infatti. Centro. Vieni qua. Allora, adesso si dovrebbe parare. Poverino. E via, sulla nave. Come ha fatto? Che legge fisica era? Cioè, si è schiantato e poi è andato su. Vabbè, non so che potenza gli abbia tirato, ma. Cioè, con un pugno del genere gli dovrebbe spaccare tutto il guscio. Hai perso o no? Fuoco. Ah, usi le armi, eh. Mario, perché scappi? C'hai il cappello da Crazy? Porca vacca. No, aspetta, ce l'ha distrutta? Non ce l'ha distrutta, vero? Il suggerimento di potermi battere Mario? Sì, l'ho fatto adesso. Ho tirato tre pugni in faccia, non so se te ne sei accorto. No. Ok, no, comunque va bene. Era una mezza. Come si dice? Una battaglia di intermezzo. Regno dell'oblio? Ma raga, ma io devo andare in un altro regno, non so se avete capito. Ma che figata! Cioè, no, davvero? Oh, sveglia, Mario. Cioè, è fantastica sta roba. Che ti perdi praticamente, ti perdi in giro. Ok, botta! Non è tanto un tipo che sa accettare una sconfitta. O sbaglio. Che permaloso, aspetta, dove ci troviamo? Regno dell'oblio. Infatti ce l'ha distrutta. Ah, bene. Mi recuperare qualche luna di energia per riparare. Andiamo a progressare la zona. Ma scusi, io ne ho. Ho recuperato 100. 100 e passa lune. E non ti bastano. Cioè, te ne ho recuperate più di quante ne servivano adesso. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire sta roba? Cioè, io. Vabbè. Io ho preso più lune del dovuto e non bastano. Fammi capire sta cosa. Ah, lì c'è una luna gialla però. E là ci sono le monete. Foglia, bello, foglia. Va bene. Salve. Grazie. Io ti saluto, salve, no?
Cacchio, però aspetta, senza cappello? Senza cappello non posso fare niente. È disperato. Forza Mario. Ricordati tutte le cose che hai imparato in tutti questi anni di gioco. Non hai mai avuto il cappello, non hai mai avuto bisogno del cappello. Ricordati. 3 su 50 comunque, ok, non è neanche così tanto lungo. Ecco, qua c'è un altro di questi cosi. Non l'ho visto. 3 monete su 50 non sono molte comunque. Ma queste vanno via. Cosa fa? Cosa fanno? Niente. Ok. Forse tipo vanno tirate via con col cappello, ma non ce l'abbiamo, grazie. Qua si spacca. Ah, bello. Carino. E anche la musica. Che forse ho capito anche come prendere quella roba là. Ok. Ottimo. E una. Però sono quelle normali. Nella gabbia di roccia. Sono quelle. Non sono colorate, uffa. Mi aspettavo qualcosa di più colorato. Come in tutti i livelli, praticamente. Questo non so perché, ma mi danno l'idea di essere tirate giù. Ok, non so se questo era un caso. Ma questi io non. Aspetta, non posso colpirli, vero? Io questi non posso, no. Perché se li salto in testa mi fanno male. Aspetta, cosa fa? Ma è normale sto coso? Volevi? Dove è andato? Ah. Ok. Questo? Ah, questo mi apre questa, ok. Bello, cioè è molto molto. Ehi! Ma te? Cosa devi fare qua dietro? Dentro la scala di pietra misteriosa. Cacchio, ma potrebbe essere dappertutto. Stai zitto, stai, arrivo, cappi. Ho cappi, eh. Là ce n'è un'altra con una fionda però. Mi serve qualcosa per planare barra camminare sulla melma. Ecco, tipo qua. Questo qua è un pezzo che si può fare, credo. Si dovrebbe fare. Poi quello le lascio lì, non mi interessa. Questi cosa sono i torcibuchi di questo gioco? Bruttissimi. È vero, cacchio. Ma che mira? Ma che mira, cacchio? Cioè, non lo so. Davanti, in testa dovevi saltarli, eh. È più grosso di te. Cioè, non so come hai fatto a mancarlo. No, ok, non posso colpirlo. Beh, bastava essere chiari. Oh, arrivo, so. Grazie. Stupido piccione. Cosa fa? Mi trolla? Ok. L'ho devastato. Vieni qua, cappi. Grazie per avermi salvato. Non è stato per niente divertente. Spero non ricapiti un'altra volta. Ad ogni modo, ora dimentichiamoci dell'accaduto e andiamo a trovare qualche altro lune di energia. Certo, sì, ma stammi sulla testa, te. Cioè, cacchio. Posso prendere sti torcibruchi? Posso andare nella melma? No. Va bene. L'importante è che vi siete spiegati. Posso prendere il controllo di questi invece? Cosa? Ok. Che figo. Questo spara. Ok. Sì, ho visto che era da rompere questa cosa, però non pensavo in questo modo. Sinceramente. Ok, queste vanno per caso tolte. Che non ho capito. Ah, no, questa mi ridà le stesse cose di prima. Lì sopra c'è un albero che scavalca. Ho visto bene. O sbaglio. Ma queste cose non ci faccia niente. Volevo andare anche di là. In realtà. E questa?
a caso sotto il bordo del precipizio. Ah, fammi vedere più che altro quante ce ne sono. 25. 25 penso sia il livello con meno. Con meno lune che abbiamo visto, vero? Che mi sa che tutti gli altri ne avevano di più. Cioè 25 è proprio il minimo. Il più basso. Allora io voglio andare. Porca vacca, io per prendere due monete ne perdo 10. Sei un genio. Sei proprio un genio. Bravo, sai giocare, sai. E non le prendo più con le monete. Basta, mi sono stufato. E che cacchio. Ma fatemi vedere se riusciamo ad andare qua a prendere queste, che mi interessano particolarmente. Il problema è che mi fa davvero una paura assurda passare di qua. Calcolando appunto che non ho. Ok, piano. Questi posso ucciderli? No, no, infatti non posso fargli niente loro. Cosa fa? Mario, Mario, stai calmo. Posso ucciderlo sto coso? E muori. Allora, ah, ok, mi allungo. Ah, ma cacchio, ma è facile. È bello, eh. È bellissimo. Senti che fa anche la fisarmonica, come. Ah, beh, tra l'altro ci arrivavo da lì qua. Eh sì. Vabbè, ma io faccio le cose a modo mio, ok? Sentilo, una fisarmonica. È bellissimo. Cioè, ci si arrivava da qua comunque. Ah, da lato. Va bene. Va bene. Sentilo. È bellissimo. È molto, non lo so, mi fa. Stai calmo. Stai calmo. Mi fa. Come posso dire? Tenerezza. Come faccio a passare? No, se. Non lo so, non so se è tenere. Quante monete? È molto nostalgica, ecco. È nostalgica come suono questo qua che fa di fisarmonica. No, ma questo è spettacolare. A parte che c'è una. Siamo. Ah beh, metà delle lune. Grazie, devi dirmelo, lo so, so contare. Ci serve un tubo per andare lì. Aia. Muoviti, se no ci ammazzano. Ma vediamo, riesco a entrare? Yes. Va bene, di lui non ce ne preoccupiamo, tanto c'è un altro di là. Guarda che figo! Sembra uno di quelli dei film di Hollywood. Come posso dire? Bravo. Bravo. Allora, se adesso non prendi quella luna, muori, ok? Proprio detto così chiaro. È bello però comunque, guarda, guarda che entrano dentro il muro, non lo so. Stordini si chiamano, ecco come. Cacchio, non me li ricordavo. Gli stordini sono. Mi hanno fatto anche dannare in Mario, in Super Mario Bros. Maledetti. Cioè quel livello con gli stordini, adesso non so se ve li ricordate. Ok. Fatemi vedere un'altra cosa, perché. No, eh. Ok. No, perché di solito. Bisogna sempre controllare che magari sono sopra. Se ci sono delle. L'ho visto. Non ci arrivo. Forse ci potrei arrivare. Non ci arrivo. Devo fare un altro giro. Ah, eccola l'altra. Ok. Ma forse le ho viste tutte, perché una dovrebbe essere lì dentro. E infatti. Dai, Mario. Piano. Ok. Cosa fa? Stai calmo. Stai calmissimo.
Ci si è sganciato in aria questo, è pazzo. Fallo mai più, eh. Non in mia presenza. Ok, piano. Piano. Ottimo. E 5. Grazie per avermela messa dove ero prima. Gentilissimo. Gentilissimo, davvero. Da parte tua lo accetto. Non sto vedendo neanche dove sto andando, eh. Lo dico. Sto andando completamente a caso. Però sto andando a palla. Oh. Ah no, ma se non è aggrappato a niente non si lascia. Cioè, nel senso, se io non sono su una piattaforma, torna indietro. Non è che torna. Te calmo. Star calmissimo, te Mario. Mario Brook, che cacchio sei? Cioè, nel senso che se non è al sicuro, si ritrae all'indietro. Ok, meglio. Cioè, nel senso, sennò. Sai se quante vite perdevo? Vite, monete, quello. Ottimo. E abbiamo recuperato anche quella che si poteva prendere prima. Semplicemente. Abbiamo complicato le cose, ma fa lo stesso. Se non complico le cose, io non sono contento, lo sapete. Anche questa, adesso so come prenderle e tac. Anche quelle potevo prenderle così. In effetti. Vabbè. Capita, eh. Guarda che figo, ma questo è tipo una carota. Carota al. Aspetta. Ah, grazie carota albero. Va bene. Oh Mario, stai calmo. Stai calmo Mario. Sentivo che vibrava. Ok, aspetta, aspetta, c'è un problema. Potrebbe esserci un problema. Perché forse molte lune sono sottoterra. Ok. Questo potrebbe essere davvero un problema.